Ciao ragazzi e ben ritornati sul mio canale, io sono Giorgia di GiorgiaGio.com. Ora, la prima cosa che voglio dirvi è di non andare a cercare online come si rinnova la patente, perché io l'ho fatto e stavo soltanto allungando i tempi per la ricezione del rinnovo. Quello che dovete fare è la seguente cosa. Andate presso una scuola guida. La scuola guida vi organizza tutto, dal pagamento dei bollettini. I bollettini sono due, se non sbaglio l'importo complessivo è sui circa 50 euro, sono due bollettini. Quello che dovrete fare, il costo del rinnovo si aggira intorno ai 50, dai 50 ai circa 80 euro, dipenderà moltissimo dalla scuola guida a cui voi vi rivolgete, ma sostanzialmente all'interno di questa somma sono compresi i pagamenti dei due bollettini postali di cui vi parlavo poco fa. È compresa la visita medica, diciamo dell'oculista che sceglierà la scuola guida, ed è previsto chiaramente il rinnovo. Quello che non è previsto all'interno di questo plafond di cui vi parlavo prima, lo largo circa 7 euro, per l'invio, la spedizione del rinnovo della patente a casa. Ecco, 5,62 euro è il prezzo che dovete pagare in contrassegno per poter ritirare la patente, quindi è quello che dovete dare al postino che vi porta a casa, che vi consegna fisicamente la patente a casa. Non potete pagarlo tramite servizi digitali, no, vi dovete dare proprio cash. Infatti si chiama patenti via poste. Quindi cosa dovete fare sostanzialmente? Andate in scuola guida, prendete appuntamento per fare la visita con l'oculista, vi presentate alla visita con l'oculista e a quel punto vi rilasciano un foglio che è questo. Questo di qua, adesso io non ve lo faccio vedere perché insomma ci sono tutti i miei dettagli. Sostanzialmente è una ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della patente di guida. Se voi la vedete, qui c'è la mia foto frangente in cui state aspettando la patente, proprio la patente fisica, l'arrivo della patente fisica a casa. Dal momento in cui avete fatto la visita potete utilizzare questo foglietto. Prendetelo un po' come foglio rosa, foglio bianco, chiamatelo come volete. Comunque sostanzialmente questo foglio funge da patente. Quando invece vi arriverà la patente a casa, solitamente una settimana, è abbastanza breve il tempo. Anche in periodi di pandemia, io l'ho fatto come vi dicevo un mesetto fa, in poco più di 7 giorni, peraltro a cavallo di Natale, ho ottenuto il rinnovo e mi è anche arrivata a casa. Quindi dal momento in cui vi arriva quest'altro foglio riceverete la patente, peraltro la patente è anche molto carina, è oramai digitale, ve la faccio vedere, eccola qui. Quindi è esattamente come l'avevate prima, però una volta che la ricevete, ricevete, siete a posto. Ora, io spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie, mi raccomando, ve lo dico con il cuore, come dice Barbara D'Urso, col cuore, non andate in motorizzazione, non andate a fare la visita per i fatti vostri, perché non funziona, cioè non vanno bene per il processo che lo Stato, il governo, non so chi, ha pensato per il rinnovo della patente. L'unico soggetto che vi consente di diciamo partire con un processo, arrivare liscio fino in fondo, è l'autoscuola. Passate per l'autoscuola per il rinnovo della patente, è più facile e anche più comodo. Ciao!